Devo dire che la mobilitazione, innanzitutto delle singole persone, delle famiglie, io ho visto nella mia città, ma in tutte le città d'Italia, dal sud al nord, ma posso dire la stessa cosa, è spontanea la volontà della gente comune di aiutare le famiglie ucraine. L'Europa si è mossa con molta determinazione questa volta. Certo, non siamo ancora all'Europa che io vorrei, non siamo ancora un'Europa che ha un esercito europeo, che ha una politica estera europea, che ha una dimensione unitaria a livello d'Europa. Non ci siamo a questo punto. Però questa difficoltà e questa crisi sta facendo sì che i governi europei sono sempre più convinti che bisogna rafforzarla questa Europa, altrimenti saremo assenti. Vedete, sullo scenario internazionale compare la Cina, compare l'India, e i loro rapporti con i russi preoccupano gli equilibri del mondo. Ecco perché dobbiamo avere un'Europa unita, più forte, anche nella politica estera e anche nella politica, diciamo, della difesa. Io sono stato ministro dell'Interno che ha proposto di creare la Polizia Europea delle Frontiere. Non dobbiamo avere una polizia delle frontiere italiana, una francese, una spagnola. I confini sono confini unitari e nel 2001 con il commissario Vitorino io ho fatto partire quella che poi sarebbe diventata l'inizio Frontex, l'inizio di una polizia europea delle frontiere. Non abbiamo poi corso sufficientemente, ma io penso che una difesa comune ci vuole. Se l'Europa vuole essere un soggetto internazionale, naturalmente in una forma federale, come è naturale, però ci vuole una politica estera e una politica di difesa comune e quindi un esercito europeo.